Le istituzioni europee incontrano il territorio per discutere di blue skills e di economia del mare. Organizzato da Casa Europa Viareggio in collaborazione con Navigo, l'incontro si è svolto nei locali del Club Nautico Versilia. Presenti Massimo Pronio, responsabile della comunicazione in Italia della Commissione Europea, e Fabrizio Spada per le relazioni istituzionali del Parlamento Europeo. Una delle occasioni in cui l'Europa si avvicina ai territori per recepirne le istanze e le peculiarità e per presentare i propri progetti. Ma diciamo, l'Europa cerca di essere vicina ai cittadini e spingendo molto sulle nuove tematiche della transizione ecologica, dell'ambiente e della digitalizzazione. E occorrono in questo campo nuovi profili, nuove competenze, e questo è l'anno europeo delle competenze. Dopo un compito che gli uffici in Italia, delle istituzioni, Commissione e Parlamento, quello di comunicare con i cittadini. Tra l'altro, il Parlamento, essendo l'unica istituzione elettiva dell'Unione Europea, ha particolare interesse a essere vicino ai cittadini per capire le esigenze e per cercare di intervenire per migliorare la vita delle comunità. Avere un confronto su quello che accade nel nostro e negli altri paesi diventa importante per renderle competitive le nostre competenze. Quando si parla di blue skill, sono quelle che l'Europa chiama blue skill, sono le competenze delle persone che lavorano nell'economia del mare. E come non raccontargli, affrontare con loro una delle capitali dell'economia del mare, che è quella di Viareggio e della nautica da diporto. L'incontro è stata anche l'occasione per presentare il progetto artivistico Kind of Blue dell'artista Raolo Oliviero, con le creazioni di opere realizzate con le plastiche recuperate sulle spiagge durante i progetti di Beach Cleanup, tra cui anche quello che ha visto protagoniste le spiagge di Viareggio.